Bentrovati cari amici, nuovo appuntamento con il rinoceronte. Questa sera è una puntata veramente imperdibile, un argomento di grande attualità. Se ne è parlato qualche settimana fa, ma ancora se ne parla, forse un po' meno dalla parte politica, però noi proprio ne parliamo a ridosso delle elezioni del Comune di Gioia Tauro, al ballottaggio Giuseppe Pedà e Aldo Alessio, che hanno promesso tanto sul porto di Gioia Tauro. Ecco, questa sera parleremo del porto di Gioia Tauro, in particolare degli 800 posti di lavoro promessi da Mario Oliverio. Lo faremo con la politica, con i sindacati e con chi dentro quel porto ci lavora ogni giorno, perché parleremo sia del porto e della zona industriale del porto di Gioia Tauro. Allora, questa sera non abbiamo nessuno, come al solito, del Partito Democratico, perché noi li invitiamo, ma purtroppo gli impegni sono imprevisti, ce ne sono tanti, c'è tanto da fare in questa Calabria. Se Mario Oliverio si sbriga a dare st'assessorati, almeno i compiti un pochettino uno si può pure rilassare, però giustamente gli impegni sono tanti. Con Giovanni Arruzzolo, consigliere regionale del Nuovo Centrodestra, all'opposizione di Mario Oliverio, ben trovato a Rinoceronte. Perché poi un invito specifico, lui è di Rosarno, della Piana di Gioia Tauro, secondo eletto diciamo in questa area, perché dalla maggioranza poi c'è D'Agostino, vicepresidente, che abbiamo invitato, purtroppo gli impegni, come dicevo, sono tanti. Poi Nino Costantino, CGL, buonasera, della Piana di Gioia Tauro, buonasera e bentrovato. Non è anche lui la prima volta che si trova a sud, parlammo allora al tempo del trasbordo delle armi chimiche, le ricordo pure una cosa che ci siamo detti. Ricordo bene. E poi il nostro Mimmo Macri, come sempre, quando si parla di porto non può mancare, perché è il nostro ospite fisso quando si parla del porto di Gioia Tauro. Ben trovato Mimmo. Buonasera. Allora, il nostro titolo di questa sera, Isotta Fraschini, due punti, il sogno rivive? E questa è innanzitutto la domanda che vi pongo, no? Nuove speranze per la Piana di Gioia Tauro, ma non solo, per la Calabria, 800 posti di lavoro sono sempre 800 posti di lavoro. Consigliere Arruzzo, la battuta veloce, il sogno rivive nella Piana di Gioia Tauro, sì o no? Ma dire sì o no sarebbe troppo semplice, io me lo auguro. Intanto per una questione di chiarezza è opportuno dire che di questi 800 posti di lavoro su Gioia Tauro ne dovrebbero arrivare 400. All'inizio, sì. E 800 nell'arco dei 5 anni, questo è il progetto che... quindi all'inizio si parla di 400 posti di lavoro. No, sono buoni, anche se fossero 40, voglio dire, ben vengano. Io mi auguro che poi alla fine si possa concretizzare questa cosa. È chiaro che poi ci sono tutta una serie di categorie da salvaguardare, presumo che gli operai, qua ci sono i sindacati che sicuramente ne sanno più di me sotto questo aspetto, ci sono gli operai che in cassa integrazione, sotto a Fraschini presumo ancora ce ne saranno in cassa integrazione, quindi da 400 bisogna vedere poi quanti nuovi ingressi ci saranno, anche se poi effettivamente dei cassi integrati vanno a lavorare, è sempre un obiettivo che si raggiunge, un risultato importante per questo territorio che è sempre in forte sofferenza per quanto riguarda l'aspetto occupazionale e l'aspetto lavorativo. Ecco, ma questo sogno si rifà vivo secondo lei? Cioè i cittadini della Piana di Gioia Tauro stanno cominciando a sognare con questa nuova industria, con questa macchina del futuro, che pregherei Carmelo, che è in regia dopo una notte che abbiamo passato tutti in giro e siamo stanchi, però di mandarmela. Eccola qua, la vedete? Andiamo in totale, ecco qua, questa qui è l'auto del futuro che verrà prodotta fra un po' di tempo a Gioia Tauro. Da questo disegno sembra una bella macchina, poi innovativa tra le altre cose, quindi in vista proprio di questo disegno innovativo c'è sta speranza, sto sogno si fa vivo. Io sono convinto che stanno sognando tantissimi giovani, perché a me almeno, non voglio esagerare, ma mi avranno fermato 1.000-2.000 persone nell'ambito della... perché poi qualche collega ha fatto con enfasi questo
anticipando questi 800 posti di lavoro, e quindi giustamente ognuno chiede ma è possibile, si farà, lavorare, non si farà, come fare? È chiaro che la gente viene pensando di poter, io sono convinto che se un'azienda di questi livelli viene ad investire in Italia, perché pare che già in America questa macchina viene commercializzata. Questo è un prototipo ancora, quindi non, sì, viene, non è stata ancora commercializzata lì, a quanto pare, perché ancora il nome dell'autovettura è segreto, è top, sì, secret. Non questo, ma presumo, mi pare di aver altre, letto sì, che, altri tipi che di in auto. Maniera ridotta la stanno commercializzando, non questa, ma sempre quel fondo di investimento LVC. LCV. Quindi mi auguro che poi alla fine un'azienda di queste dimensioni, che viene ad investire sul nostro territorio, possa effettivamente, è chiaro che deve essere almeno dal disegno una macchina accattivante, una macchina bellina, 13.000 dire. Euro e poi i costi sono ridotti, i momenti sono quelli che sono, c'è un crollo di vendita dell'auto spaventoso per e poi in Calabria il parco auto è più vecchio, quindi mi auguro che questo possa alla fine mettere in moto allora un, perfetto. Nino Costantino, che ha contatto ogni giorno con i lavoratori, no? La CGIL difende i diritti dei lavoratori, li tutela. Si sogna per questa nuova industria, anzi si ritorna a sognare, perché sotto a Fraschini l'abbiamo vista, ha aperto, poi chiuso subito i battenti, tutti in cassa integrazione e via. Chi si è visto si è visto, chi non si è visto non si vede più. Com'è la situazione? Si sogna? Io diffido, invito a diffidare sempre dei sogni. Perché in una terra, soprattutto come la Calabria, nella piana di Gerotauro in modo particolare, occorre avere nelle mani le carte, cioè avere, diciamo, la concretezza delle cose. Quando vediamo, quando sappiamo con esattezza com'è per esempio il piano industriale, che ancora non conosciamo ovviamente, quando sappiamo cosa è questo fondo di investimento con esattezza, perché i fondi di investimento sulle pensioni in modo particolare non sono a lungo termine ma sono a breve termine, quindi questo è un altro elemento da cui, che bisogna valutare. Quando vediamo tutto ciò e ci rendiamo conto che può essere una cosa davvero seria, e allora noi sosterremo il progetto. Fino adesso, lei lo ha visto, non siamo intervenuti nel dibattito perché prima vogliamo avere le carte in tavola, capire, e poi ci esprimeremo. C'è comunque attenzione delle organizzazioni sindacali in questo territorio e a livello nazionale. Bene, Mimmo, questi 400 casse integrati che andranno a produrre quest'auto, fondi europei anche per imparare a produrre quest'auto che è molto particolare, perché non è una solita auto, insomma è un'auto molto particolare, fatta di vetro resina, mi pare di aver capito, innovativa. Si comincia a sognare, voi i portuali, che aria si respira lì al porto? Intanto ci stiamo con i piedi a terra, molto fermi, non ci puntiamo contro chi perché vuole sul porto venire, di promesse ce ne sono state fatte da contro chi vuole venire ad investire con soldi privati, investimenti privati, ben venga, però ci tocca dopo tutto il trascorso degli anni passati, quello che accade, le promesse, quello che è accaduto intorno al porto e dentro il porto, dobbiamo stare con i piedi saldamente a terra e leggere le carte come chi mi ha preceduto ha detto, perché non possiamo vivere di illusioni, anche perché la situazione del porto è drammatica e in questi giorni lo vediamo con i numeri di cassa. Sugli 800 posti di lavoro vorrei che fossero e si ragionasse come 800 nuovi posti di lavoro, non come si è scritto sui giornali e qualcuno ha lasciato qualche dichiarazione spingendosi là sul discorso che dovranno essere gli operai del porto ad essere traghettati all'interno della nuova azienda, perché se no sarebbe un investimento per ricollocare del personale. Il porto non è ricollocare il personale in un'azienda, traghettarli, cioè il porto ha una sua potenzialità e deve essere sfruttata fino in fondo, dove non sono 800 i posti di lavoro ma sono migliaia se si utilizza, si ottimizza gli spazi del porto. Il retroporto è una cosa, è a sé stante ad un porto che funziona e vive, e in questo momento il porto è in forte sofferenza. Non vorrei che si mischiassero le cose. Il retroporto va e funziona se funziona un porto.
Quindi certo, è preoccupante più che altro la situazione del porto in questo momento. Allora, guarda, ti faccio sentire subito, anzi vi faccio sentire subito il responsabile di questo progetto e la voce del nostro governatore Mario Oliverio. Perché, diceva Mimmo diceva, è giusto prima far sviluppare il porto, far funzionare il porto e poi tutto quello che viene a corredo, diciamo, no? Però per i responsabili di questo progetto il porto di Gioia Tauro funziona, eppure bene, ed ecco perché hanno scelto Gioia Tauro. Ascoltiamo. Innanzitutto loro sono una società di investimenti, investono in idee, in tecnologie e quindi diciamo, hanno seguito il processo di sviluppo di questa nuova modalità di creare automobili. Man mano che studiavano e andavano avanti si sono resi conto che questa era una vettura ideale per il mercato europeo e non molto per quello statunitense. Quindi hanno cominciato a investigare possibili localizzazioni in Europa. E quando Invitalia le ha presentato Gioia Tauro, loro hanno verificato che lì, che a Gioia Tauro effettivamente ci sono le condizioni ottimali per portare avanti l'idea del loro progetto anche da un punto di vista dei fattori logistici e di distribuzione a cui si faceva cenno prima. È un progetto che è stato accompagnato insieme a noi da Invitalia, quindi uno strumento pubblico del governo, è un progetto di reindustrializzazione, perché noi mettiamo a disposizione uno spazio già coperto, 26.000 metri, utilizzato dai sottofraschini, poi dismesso, a cui si aggiungeranno altri 25.000 metri che saranno realizzati. La Regione Puglia mette a disposizione quell'impianto per realizzare la parte del telaio di questa nuova autovettura. A Gioia Tauro sarà realizzata invece tutta la parte rimanente con la componentistica. È un prodotto innovativo per il quale si prevede un investimento da parte dell'investitore RCV, un investitore americano, circa 90 milioni di euro divisi tra Bari e Gioia Tauro. Il primo anno un'occupazione di circa 400 lavoratori a Gioia Tauro e circa 250 a Bari, e poi via via con lo sviluppo della produzione si prevede un'occupazione di oltre 800 unità lavorative a Gioia Tauro e 600 a Bari. Naturalmente è un investimento importante perché ci consente di mettere un punto fermo nel retroporto di Gioia Tauro. Gioia Tauro in questo modo assume i caratteri di una infrastruttura portuale non solo di transshipment ma anche di servizio per la crescita economica e lo sviluppo delle attività industriali e del territorio. Noi seguiremo, come abbiamo fatto sin da ora, finora l'abbiamo fatto in modo assolutamente riservato, è da gennaio che io sto lavorando con Invitalia intorno a questo progetto. Abbiamo avuto diverse riunioni presso il Ministero dello Sviluppo Economico, alla presenza anche del sottosegretario Claudio De Vincenti. È un progetto che naturalmente da parte di Invitalia è assolutamente garantito. Ora si tratta di mettere il punto, di chiudere definitivamente questo percorso, e dal momento che avrà il via l'investitore da parte del governo, 16 mesi perché ci sia la prima auto e si possa avviare l'attività produttiva. Noi abbiamo bisogno di un processo di industrializzazione anche della nostra regione, anzi di reindustrializzazione della nostra regione. L'ho detto stamattina a Bari, il fatto che siano due regioni interessate a questo
questo progetto è un punto di forza e non di debolezza, è un punto di forza perché c'è un investitore che dà respiro ad un'area che è quella del Mezzogiorno, e il Mezzogiorno per ripartire ha bisogno di avere questa visione più larga. Io credo che dovremo seguire ancora questo percorso, lo seguiremo, la Regione mette a disposizione le aree, mette a disposizione i suoi strumenti anche finanziari, le risorse dell'Unione Europea di cui potrà disporre per la formazione dei lavoratori. Non c'è dubbio che è un tassello importante a cui dovranno seguire altri, perché noi abbiamo stabilito con Invitalia un rapporto molto stretto e naturalmente abbiamo chiesto che le opportunità che ci sono sul mercato possano essere sottoposte alla nostra attenzione, come è stato fatto con questa, perché altre realtà della nostra regione possono essere interessate e naturalmente coinvolte in altre iniziative che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi noi pensiamo di dover mettere in campo. Dunque il progetto si fa, state tranquilli, lo dice Mario Oliverio. E abbiamo visto poi in campagna elettorale anche i manifesti che sono stati affissi soprattutto a Gioia Tauro, no? Grazie Presidente, 800 posti di lavoro. Forse è ancora presto per dirlo, no? Che lo stiamo dicendo, quell'area è ancora ferma, lì sono in subappalto tutte e due le in subappalto, scusate, sono subaffittate, questo capannone è diviso in due, non sono subaffittate, mi cioè sono state concesse dall'autorità portuale. Una è concessa alla vi lavora ditta Ventura e l'altra Sole che sta lavorando, c'è una realtà all'interno nel metà del capannone dell'ex Sottofraschini, l'altra parte è Sole Radiatori che è fallita e in realtà è solo quella parte che potrebbe essere utilizzata nel breve tempo, cioè nel più breve tempo possibile. Dovremmo vedere se decidono di dare tutta l'area a questa nuova azienda, dove verrà ricollocata. Si parla di 25.000. Ma quelle sono discussioni che andranno quando ci sarà un progetto, ci sarà un piano industriale dove anche l'autorità portuale con le organizzazioni sindacali e chi di competenza decideranno e prenderanno delle posizioni dove ricollocare l'azienda che già vi lavora e che sta lavorando, sta dando posti di lavoro. Sono pochi ma stanno lavorando, una realtà che anche se in piccolo sta producendo. Quindi questi 25.000 metri nel primo periodo e poi nel secondo altri 26.000 ci sono, perché l'area industriale è grandissima. Come? Tu che quella conosci là, il porto. No, ma quella là, il capannone tutto dell'ex Sottofraschini è 25.000 mi sembra. E gli altri 26 però, sono da produrre. Però c'è un progetto dove già è stato approvato, dove c'è un capannone di 26.000 metri quadri, 25, e un altro di 10.000. Però bisogna capire qual è il progetto, leggere le carte e certo, dopo cioè, vabbè, studiare come, abbiamo come dare lo spazio all'azienda che già lavora, che, che produce. Intanto abbiamo già le parole di Mario Oliverio, quindi questa domanda la faccio ad Arruzzolo, consigliere regionale, insomma lui ha a che fare con Mario Oliverio, lo vede anche se dall'altra parte, però insomma, no? E lo ascolta. C'è da fidarsi delle parole di Mario Oliverio, sì o no? Ah, io penso che in questo particolare momento storico annunciare l'opportunità di 800 posti di lavoro se non ci sono delle basi concrete penso che è un suicidio. Io penso che Oliveri è convinto di questo e ne sono convinto pure io, per carità. Quindi poi alla fine dove allocare l'azienda penso che non è un problema, visto il deserto che c'è di capannoni e di aree sull'area industriale. Quindi penso che queste sono una fase secondaria che dovrà sicuramente seguire alla... Mi auguro che questo si possa avverare, perché è chiaro che poi, siccome ho sentito alcune considerazioni, non ho approfondito la materia perché poi non la conosco, bisogna vedere se sono 400 lavoratori che sono già occupati oppure in parte cassa integrati. È chiaro che sempre voglio dire un'opportunità in più che si dà al territorio, perché
tanti giovani disoccupati pensano che questo può essere l'unica opportunità di sviluppo che ci possa essere. Poi magari alla fine rimangono delusi, perché poi si scopre che, presumo che questa azienda che verrà, una parte, perché mi pare che qua verrà assemblato il motore, la parte, quindi una buona parte di lavoratori li porterà questa azienda, perché presumo che in qualche modo deve avere già una catena produttiva operativa, e quindi alla fine poi concretamente bisogna vedere quanti sono questi posti di lavoro. E anche se fossero, ritorno a dire, 10, è già un risultato. Poi se sono 800 siamo tutti contentissimi, sì. I sindacati faranno la loro parte per quanto riguarda la tutela dei diritti dei lavoratori, noi faremo la nostra parte, certo. Perché penso che andare a fare polemiche su queste cose penso che è la cosa più sbagliata possa essere. Allora, si diceva, tutti dobbiamo lavorare in sinergia, e poi chi vuole fare proclami che è stato più bravo a portare questi 800 posti di lavoro si prenda i meriti, voglio dire. Io penso che ognuno dobbiamo lavorare per la nostra parte, per anche si svilupperà, garantire il territorio e dare veramente concretezza ai nostri giovani che sono veramente in grossissima difficoltà. Ma infatti qua, come si dice, il piatto piange, no? Che sto porto alla fine è stata merce di scambio, ma non c'è stato nulla. Nino Costantino, lei disse in questa televisione: bloccheremo il porto, faremo uno sciopero generale, che se lo ricorderanno, perché se ci portano le armi chimiche ma non ci danno nulla in cambio, noi faremo il finimondo. Sto finimondo noi a settembre non l'abbiamo più visto, però com'è? Me lo ricordo, quello che dico me lo ricordo. Di solito, questa me la ricordo benissimo. Purtroppo non posso mandarla in onda per i telespettatori, giustamente, meno male che si ricorda. La trovi, la mandi, ma è proprio così. No, non la posso trovare, che ci hanno cancellato. Comunque, tutto dopo l'attentato che abbiamo avuto. Confermo le parole precisamente che ha detto lei poco fa. Prima di venire alla domanda, che rispondo alla fine, vorrei dire una cosa invece. Dicevamo prima che bisogna guardare il progetto industriale. Io non ho dubbi che verrà impiantata l'azienda, che incomincerà a produrre e che assemblerà motore e parti meccaniche per poi appunto completare la macchina, e che la macchina andrà anche, diciamo, non soltanto in produzione ma andrà nel mercato. Ma i sindacati, un sindacalista, i sindacati, diciamo, che tentano di ragionare su queste cose, hanno sempre un obiettivo: che mercato c'ha quel prodotto? Perché a seconda del mercato che c'ha quel prodotto, più lungo è il tempo di permanenza di un'azienda dentro un territorio. Questo è uno dei punti fondamentali. Quindi io sono convinto che l'investimento, quell'investimento c'è, che probabilmente altri soldi si possono trovare, come dicevo, a livello dai fondi europei, che si impianterà questa azienda, che comincerà a produrre. Altra cosa è vedere quanto questa potrà resistere. Se dovesse resistere nel tempo, cioè una cosa seria, io sono dell'avviso che questo investimento allora è il più grande investimento che sia stato fatto nella piana di Gioia Tauro negli ultimi almeno 30 anni, da quando si è costruito il porto. Questo è un aspetto da valutare con attenzione, da valutare, diciamo, attraverso le condizioni economiche e finanziarie, non soltanto dell'investimento ma anche del prodotto in corso d'opera, finito, del mercato che c'è, e quindi verificare attraverso questa via appunto la capacità produttiva dell'azienda. Punto. Vengo alla sua domanda. Ricordo che era il mese di aprile quando noi fecimo la trasmissione televisiva in diretta con per quanto riguarda il trasbordo delle armi chimiche, e noi avemmo allora una posizione precisa. Lei se la ricorda, non la ripeto. E dissi io in quella trasmissione: noi faremo una manifestazione importante, uno sciopero, se il governo, se quel governo non mantiene le cose che aveva promesso. E quella giunta regionale poi con cui abbiamo costruito, diciamo, un diverbio è una... Che poi la giunta regionale c'entrava pure poco, no? Nel senso, sì, che ormai era già deciso dall'alto. Esatto. Se non che noi abbiamo continuato a dire quelle cose e abbiamo messo in campo anche delle proposte rispetto a questo che abbiamo portato al governo, se lei si ricorda, il governo Letta. Nel frattempo cosa succede? Cade il governo Letta e cade la giunta Scopelliti. A novembre si vota e poi andò al governo prima Renzi. Cambiano le condizioni di confronto con quel governo, perché con Letta avevamo avuto un tavolo nazionale, se si ricorda, anche i sindaci di questo territorio erano, sì, andati lì, si erano seduti, e il sindacato nazionale regionale si è seduto successivamente al confronto con il sottosegretario del governo, del Presidente del Consiglio. Cosa che invece sub
subito dopo il trasbordo delle armi chimiche cambia, diciamo, la situazione politica, cade il governo. Però Lupi è rimasto fino a un mese fa, il ministro dei trasporti, sì, che aveva deciso venne in Calabria. Cambiò completamente il governo. Il punto vero è un altro. Il punto vero è che purtroppo siamo nella stessa condizione di prima, cambiano i governi ma non cambiano, diciamo, le condizioni su questo territorio. Tanto è vero che ci sono stati anche parlamentari di questo che sostengono questo governo, che in quella circostanza dissero e fecero proposte, diciamo, hanno avanzato delle proposte in merito alla formulazione della ZES e via dicendo, tutte quelle cose che sappiamo, e che poi nel corso del tempo hanno cambiato idea, cioè rappresentanti di questo governo. Governo, che sostenevano quello e questo governo, e che poi nel corso del tempo hanno cambiato idea. Ecco, lei capisce benissimo che rispetto a tutto questo, un sindacato o le organizzazioni sindacali che si confrontano con chi invece la decisione deve prendere, quando tu non li prendi sei in difficoltà. Sei in difficoltà non soltanto nel proporre le questioni che tu proponi, ma anche appunto nel conquistare risultati che non vengono. Ecco, rispetto a questo, la cosa che bisognerebbe fare invece, e che rilanciamo adesso, è quella di mettere su un iniziativa molto diffusa nel territorio, che abbia dentro le organizzazioni sindacali, le forze sociali, che abbia dentro le forze imprenditoriali, che abbia dentro la politica, che abbia dentro le amministrazioni locali, che non se ne possono mai lavare le mani, perché sono parti importanti, a mio avviso, dei processi che succedono in un determinato territorio, e assieme a questo governo, no? Anche contro questo governo, mettere a punto un piano per far rinascere una capacità produttiva del porto e del retroporto. Allora, politica locale, insomma, le promesse a livello elettorale le abbiamo viste sia di Aldalessio sia di Pedà, insomma, promesse, poi il sindaco può parlare ma non può attuare nulla di quello che dice. Parliamoci chiaro, no? Che alla fine l'impegno di Pedà sul porto di Gioia Tauro, l'impegno di Aldalessio sul porto di Gioia Tauro, l'impegno di Bellofiore, l'abbiamo visto, poi si sono incatenati, hanno bloccato il porto, ma alla fine le armi chimiche l'hanno portate, alla fine il porto muore nell'indifferenza totale di tutti, perché il consigliere Arruzzolo sicuramente lo saprà, parlo alla politica, come lo sapete sicuramente anche voi, siamo qui, la nostra televisione è nella seconda zona industriale del porto di Gioia Tauro, lo ribadisco sempre, non abbiamo una rete internet, non abbiamo un telefono fisso, non c'è niente, prostitute e immigrati abbandonati in queste terre. Per lo più questa emergenza rifiuti incredibile che c'è sta causando un danno ambientale incredibile nella zona del porto di Gioia Tauro, perché questa qua è diventata la discarica della piana di Gioia Tauro. Ci sono queste colline che sono piene, zeppe di rifiuti, non ci sono controlli, tant'è vero che si piazzano le bombe di notte tranquillamente, si sparano con i Kalashnikov da questa collina all'imprenditore De Masi, si piazzano le bombe più in là ad altri imprenditori, insomma una zona veramente abbandonata a se stessa. Come si può pensare di dire ai cittadini che qui, in questa zona, domani, fra 16 mesi, fra un anno nascerà una grande industria, che questa zona ricomincerà a produrre quando il 6 giugno i portuali bloccheranno il porto per 24 ore in segno di protesta? Perché il porto non funziona? Perché questa zona industriale non decolla? Che succede? La politica, avete fatto le campagne elettorali sul porto di Gioia Tauro, ma nei fatti al quaglio cosa c'è? Cosa rispondiamo a sti cittadini? Cosa rispondiamo ai portuali? Cosa rispondiamo a tutti questi disoccupati e i capannoni che sono veramente abbandonati? Ripristiniamoli, diamoli in concessione a delle giovani aziende, a delle start-up, e ce ne sono tante. Noi abbiamo un programma qui su Sud che si chiama Sud-Off, condotto da Valeria Bellantoni, che racconta delle start-up incredibili. Oggi una piccola idea nata in Calabria, a Reggio Calabria, è stata finanziata da un grosso imprenditore in un programma nazionale, insomma, ed è una di Reggio Calabria. Ce ne sono tanti, tantissimi giovani calabresi che hanno tante idee. Diamo quelli questi capannoni che sono stati derubati alla Calabria con questa benedetta legge del 488, diamoglieli, non si possono dare, invece di far crescere queste erbe e queste spine che sono veramente è un insulto alla Calabria, no? Che ne pensa, consigliere? Penso quello che pensate tutti voi. Io sicuramente rispetto a te sicuramente ho tanti anni in più, quindi
Una cosa è certa, purtroppo è da 30 anni che parliamo del porto. E perché? E nulla è cambiato rispetto alla... Ha detto bene Costantino quando giustamente faceva un discorso di sinergia di tutte le forze presenti sul territorio, perché oggi penso che l'unico obiettivo che si può raggiungere è mettere da parte le polemiche che ci sono sempre state, indipendentemente dai colori politici, indipendentemente poi dalle frizioni che ci possono essere fra il mondo imprenditoriale e il mondo sindacale, perché poi se alla fine, nel momento in cui noi abbiamo assistito il trasbordo delle armi chimiche che è volato sulla testa di tutti, della giunta regionale, dei sindacati, si era voluto dall'alto, insomma, quindi voglio dire, una cosa che devono fare e l'hanno basta, fatto, l'hanno fatto. E ognuno si è determinato per come credeva, facendolo bene, però alla fine poi è stata fatta perché era una volontà superiore. Ma l'ultima notizia che ci arriva, che il ministro Delrio vuole accorpare l'autorità portuale di Gioia con Messina. A Messina. Ma non era un gemellaggio già fatto poi questo? No, no, era con Villa San Giovanni che c'era qualcosa per quanto riguardava. No, rientra nella giurisdizione, cioè, di Giugetauro Villa San Giovanni. Allora, questo è un discorso che ci deve allarmare tanto, perché se effettivamente, come hanno detto all'epoca, dicendo che il porto di Gioia Tauro, se noi non ci consentite di portare le armi chimiche, come facciamo a far capire al mondo che effettivamente il porto di Gioia Tauro non era sicuramente quella il modo di far conoscere al mondo il porto di Gioia Tauro, perché già è conosciuto. Quindi e siccome parliamo di 30 anni di attività politica e nulla è cambiato, se non peggiorato, per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, perché se poi nel retroporto abbiamo una quantità enorme di attività che hanno iniziato l'attività, cessata, illudendo giovani, illudendo padri di famiglia, imprenditori del nord che purtroppo sono venuti, hanno approfittato della situazione critica economica del nostro territorio, hanno preso i contributi e poi se ne sono andati, facendo un danno reale all'economia, che ora lo vivono sulla loro pelle, perché purtroppo se invece di aver fatto quello che hanno fatto avessero consentito a queste aziende di lavorare, può darsi che in qualche modo la crisi che c'è ora nel nord-est e la chiusura di tutte quelle aree industriali, sicuramente se fossero state mantenute qua sull'area portuale di Gioia Tauro, in virtù anche della posizione strategica che il porto ha, e quindi a livello commerciale potevano entrare, forse in qualche modo si sarebbero tutelati anche le loro aziende. Questo non c'è stato e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Allora concludo velocemente. Sì. Io penso che dobbiamo fare sinergia, le amministrazioni locali, i sindacati, la politica, perché se in 30 anni non è successo nulla se non in negativo, che non è che possiamo aspettare altri 30 anni per venire poi il figlio di Costantino, di Mimmo o mio figlio e parlare ancora speriamo non sia suo figlio, perché sennò qua vuol dire che la politica tramanda, si scragnano e le abbandonate mai. Vabbè, consigliere, lo stesso che la CGL, ma mio figlio non vive qua, quindi sicuramente è l'unico figlio che c'è, sicuramente non farà politica, però voglio dire, sì, ho capito, alla fine non riusciamo a concludere nulla di propositivo e di positivo, perché dobbiamo effettivamente fare una battaglia reale, Costantino. Allora, che tu l'hai detto con convinzione quando hanno portato le armi chimiche, e sono convinto di questo. Consigliere Ruzzolo, io la blocco subito perché ho il tassativo, perché già sforo dei 3 minuti, devo mandare 30 secondi proprio di pubblicità, proprio precisi, e ritorniamo subito in studio, perché lei dice fare sinergia, sì, però si fa? Punto interrogativo, subito dopo la pubblicità. De guider dans ses yeux une espoir qui donnait la prise. Je suis mort, ces petites sensations, ça va mieux brûler. C'est tellement, tellement bon. C'est bon, oh, c'est bon, c'est bon. Area 151, il fascino dell'eleganza.
rieccoci qua, si parlava di sinergia, da 30 anni si parla insomma di porto ma nessuno fa niente, adesso non facciamo aspettare altri 30 anni, parliamo, cioè facciamo subito le cose. Io vi propongo una cosa qua subito, siete tre autorevoli rappresentanti, no? Chi della politica, chi dei lavoratori, chi anche dei lavoratori proprio del porto di Gioia Tauro. Vogliamo farlo un tavolo non tecnico, un'unione. Sui tavoli, basta di tavoli, troppi tavoli, tavoli in prefettura, tavoli dappertutto, tavoli quando si perde il posto di lavoro. La vogliamo fare un'unione di forze proprio? Guarda, io presto il mio programma, faccio due puntate a settimana, facciamo uno speciale Porto di Gioia Tauro e proprio ci microfoniamo, mettiamo un tavolo di vetro qui, trasparente, e parliamo ai cittadini e ai telespettatori e lavoriamo sul Porto di Gioia Tauro. Perché sono tanti quelli che passano da qui e dicono, Mimmo li ha sentiti perché c'è stato sempre, no? Allora Fedele, che era già assessore ai trasporti, prometteva sul porto di Gioia Tauro. Si parla, ma in concreto, perché è chiaro, parla a Ruzzolo, ma a Ruzzolo solo non può fare niente. Parla la CGL, che è una grande forza, ma da sola, senza l'aiuto della politica, non può fare niente, giusto? Chi ci va di mezzo? Sti lavoratori che il 6 giugno protestano e bloccano sto porto di Gioia Tauro. Ora, perché bloccate il porto? Allora, quello che sta accadendo al porto lo stanno vedendo tutti, ma non tutti capiscono quello che sta succedendo realmente. Anche perché chi è cassa integrato, tra virgolette, per la piana, si dice che è una forma di fortuna, hai un paracadute. 400 lavoratori sono in cassa, i numeri dei contenitori stanno crollando. Se si pensa che l'anno scorso si è firmata una cassa integrazione con una prospettiva di 45.000 movimenti settimana, quest'anno, in questa settimana, siamo a 29-30.000 movimenti. I numeri della cassa integrazione stanno schizzando alle stelle. Ci rimane l'ultimo mese di cassa integrazione di fronte, non sappiamo per il rinnovo, ancora non si è discusso. Preoccupati di tutto ciò, dall'indifferenza da una parte politica, noi dobbiamo cominciare a chiedere conto a chi, se non alla proprietà, che interesse ha su Gioia Tauro, perché vediamo su altri porti che sta investendo della sua proprietà, vediamo che abbiamo i colossi del mare, parliamo di Maersk, MSC, che con le sue controllate hanno il 33% ognuno del porto di Gioia Tauro, l'altro 33% ce l'ha la Consip Italia. Quello che stiamo vedendo, quello che stiamo assistendo è che ogni giorno c'è un flesso di lavoro, poi ci sono richiami della cassa, quindi una forma di flessibilità in entrata, perché quando arriva il lavoro si deve fare e non è più sopportabile una cosa del genere, anche perché rimangono 12 mesi di cassa se verrà approvata questa cassa, perché c'è anche una progettualità dietro la cassa integrazione. Dove andiamo a finire noi? Con le fabbriche di macchine, no? No, aspetta Michel, quello noi lo speriamo tutti. Certo, come tu dici, però 400 lavori, impegniamoli, sì, sul porto. Però prima parlavo dell'investimento privato, che venga su Gioia Tauro, che siamo contenti ma con i piedi a terra. Ma quello è il porto di Gioia Tauro ha possibilità di migliaia di posti di lavoro. Noi vediamo che la banchina è sottoutilizzata. Noi vediamo che c'è la ICO-BLG che forse a fine anno verrà tolta dalla rotazione, quindi ci sono gli spazi da sfruttare, ma se c'è una concessione data come fai a fare la promozione? Quando si disse delle armi chimiche, apro e chiudo la parentesi, armi chimiche, accettiamo le armi chimiche perché è una vetrina sul mondo, io dico è una cavolata grandissima, anche perché lo dissi all'epoca, lo dico oggi, non mi vergogno e non mi tiro indietro su quello che ho detto. Il porto di Gioia Tauro è conosciuto per il transhipment da tutte le grandi compagnie. Sono passate da Evergreen, China Shipping, la Grand Alliance, Maersk, MSC e Wask, cioè le più grandi compagnie del transhipment e dello shipping mondiale. Però il problema è che, come dicevi tu, manca anche la DSL. Dice l'ultima delle cose. Ma se anche la banalità diventa una montagna da scalare, è normale che non si fidano gli investitori di questo territorio.
che ci sia l'andrangheta o non ci sia l'andrangheta, come hai discusso tu prima, hai detto sparano, fanno, se non c'è una politica seria che non faccia solo parate e proclami, che dia certezza all'investitore, anche che benvenga questo qua, il nuovo investitore qua nella piana, se non c'è una politica seria che dia certezza a questo territorio, ha voglia di parlare. Tu parlerai, dicevi prima, dei nostri figli, io ti dico che non vedo oltre il transshipment, quando c'è e quanto ci sarà. Però è pur vero una cosa, vogliono fare il rigassificatore per movimentare le merci, ma dicono di no, quindi... Ma scusa, perché il rigassificatore è... Per rifrigerare i capannoni. Scusa, tu hai tre aree industriali qua a Gioia Tauro, tre, una è Gioia Tauro, San Ferdinando, Losarno, che a mio avviso già una è abbastanza, perché se non c'è progettualità tu hai costruito tre aree industriali per accontentare qualcuno. Ma queste non sono aree industriali, cioè, queste qua sono aree, sì, sono aree campagne abbandonate, sì, senza arancetti, nelle carte sono aree industriali finanziate con i soldi per quel progetto, certo. La destinazione d'uso è quella. Se io faccio un rigassificatore e nemmeno la società che verrebbe a fare questo rigassificatore parte con investimenti privati, poi dice che vuole gli investimenti pubblici, l'aiuto pubblico, e ad un tavolo a Reggio Calabria sul rigassificatore si parlava delle frigorie, mi sembra che c'era anche Ruzzolo col tavolo. All'epoca, non mi ricordo, l'amministratore delegato disse: noi garantiamo le frigorie all'uscita del rigassificatore, cioè due posti lontani non garantiamo le frigorie, cioè subito dopo il rigassificatore c'è il mantenimento della temperatura, 10 metri dopo non ti garantisco più nulla, quindi è un'altra bufala su quello. Ma stiamo parlando di un mondo per quanto riguarda il mondo dei contenitori, delle frigorie, già ci sono. Se l'agricoltura sta morendo, perché anche su questo c'è una responsabilità politica, il progetto del rigassificatore, se non creare altre illusioni, al momento io non vedo altro e sono preoccupato, perché ci sono delle... se un progetto è bloccato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, viene bocciato per ben due volte, allora io mi preoccupo. Tu parlavi di pattumiera, io vedo un inceneritore alle spalle nostre. Ma come è gestito? E anche su quello abbiamo ma ci sarebbero da fare centinaia di puntate. Quindi, tornando al porto, se il porto non è sfruttato per le sue potenzialità, allora qua, da qui a un anno, 400 persone se ne vanno a casa, sperando in che cosa? Che non vada a peggiorare le cose, perché di transshipment sta nascendo un porto ogni 10 km. Vediamo, appunto, Turchia, questa è la domanda che volevo fare. Se non vai ad integrare col retroporto e fai funzionare... Sto porto di Gioia Tauro è ancora un punto strategico nel Mediterraneo? Punto interrogativo. Perché se vengono movimentati altri container a poche miglia da qua, no? Per meno, a parte che come movimentazione il porto di Gioia Tauro è il meno caro, no? Mi pare di aver capito, se non sbaglio. Sì. Ecco, il meno caro, quindi non si guadagna, cioè l'MCT non sta guadagnando, anche perché sono loro stessi a investire su di loro, non questo monopolio che c'è sul porto di Gioia Tauro. Noi sentimmo allora pure la presidente dell'MCT, ma diceva che c'è un grande futuro sul porto di Gioia Tauro, ma intanto le navi fino all'anno scorso, due anni fa, io le ricordo, sono giovanissimo, però le ricordo, almeno quando andavo al mare, vedevo almeno 3-4 navi in rada di fronte al porto di Gioia Tauro, ancorate in attesa che liberassero la banchina, e invece la banchina... Parliamo del 2008, prima della crisi. Oggi invece le navi proprio non ci sono più, non si vede, entrano 2 o 3 navi al giorno, 2, 3, 4 navi al giorno, insomma, no? Diciamo che sono cambiate anche le dimensioni delle navi. Sì, vabbè, cioè, sono più grandi, diciamo, no? C'erano pure, nel senso, per far capire che è una cosa che, cioè, non funziona. Però io, prima di ancora parlare di porto, ritorno al tema anche delle Isotta Fraschini e dell'area industriale del porto di Gioia Tauro, perché ho questo contributo, perché noi siamo andati nella vecchia Isotta Fraschini. Sentiamo che cos'era questa Isotta Fraschini, perché non è che tutti conoscono il sogno, il mito di quegli anni. Vediamo.
Il sogno si rifà vivo, il mito ritorna nella piana di Gioia Tauro, l'ex Isotta Fraschini riprende vita, forse un giorno. Per ora ecco quello che resta della mega fabbrica degli anni 90 che ha fatto sperare e sognare diverse generazioni. Ma come si dice in questi casi? Solo un fuoco di paglia? Ebbene sì, è quanto accaduto all'azienda nata nel 1995 nella zona industriale del porto di Gioia Tauro, che oggi si presenta abbandonata a se stessa, dimenticata da una politica assente e sorda alle istanze dei cittadini. Spine, erbacce, segnaletiche arrugginite, non resta niente dell'azienda che nel 1996 doveva riportare l'Italia ai fasti delle supercar di un tempo, grazie alla produzione della T8, un'auto speciale che doveva fare concorrenza persino alla Mercedes, ma di quell'auto, dopo la presentazione ufficiale al Salone di Parigi, non si è saputo più nulla. La mega azienda ha chiuso i battenti nel 1996, lasciando 229 operai in mezzo ad una strada dopo aver incassato finanziamenti a pioggia. L'Isotta Fraschini, nella sua attività a San Ferdinando, ha prodotto soltanto 400 autovetture blindate del tipo Magnum, destinate alla Polizia di Stato. Poi il nulla, il sogno è svanito. Ma ora, a dare un barlume di speranza, è Mario Oliverio, che promette nuovi posti di lavoro, 800 in tutto. E così la struttura di proprietà dell'autorità portuale, oggi subaffittata ad altre piccole aziende, riprenderà dopo anni a produrre autovetture. 45 milioni di euro investiti a Gioia Tauro e il primo cenno di ripresa, anzi di inizio, non è ancora certo, ma il segnale è arrivato. Si parla da anni di ZES e sviluppo del porto, ma mai nulla è stato fatto. Sono tanti i capannoni costruiti e abbandonati e troppi i soldi intascati illecitamente con la legge 488. Questa potrebbe essere la volta buona per lo sviluppo di una piccola parte dell'area industriale del porto di Gioia Tauro, che grida vendetta. Noi ce l'auguriamo, non ci resta che attendere. Sono immagini veramente terrificanti, le abbiamo viste, no? Veramente, spine, erbacce e spazzatura, non c'è più niente, non c'è più niente, non è rimasto niente. Allora, sta situazione è così, io ripeto, 6 giugno si blocca sto porto, le navi, non movimentate niente, in poche parole. Noi ci proviamo. Ci provate a non movimentare niente per 24 ore. Io spero che sia la sensibilità sia per tutti la stessa. E non ci siano le prime contrapposizioni tra i portuali e anche tra le altre forze sindacali. Ecco, sindacato, voi siete contrari a sto blocco? Andiamo con ordine, così spieghiamo meglio le questioni. Noi abbiamo fatto già uno sciopero il 6 marzo, adesso c'è questo del Sul il 6. Noi gli facciamo, diciamo, gli auguri, come si fa fra organizzazioni civili. Noi come mai ha sottolineato sto coso civili? È perché siamo organizazioni civili. Ah, no, dico, guardate, dicevo, civili per dire, senso, no? Nel senso che no, non facciamo, diciamo, non giochiamo una partita contro, non è il nostro show. Siamo tutti per la tutela dei lavoratori. È chiaro, tant'è vero che noi il 4 abbiamo chiesto e ottenuto la convocazione dalla giunta regionale per discutere del porto di Gioia Tauro. E speriamo di poter uscire da lì il 4 sera con un minimo di risultato anche rispetto a questo. Tuttavia, andiamo con ordine, dicevo prima, su 3 questioni che ho sentito. Intanto, fare sinergia, costruiamola e vediamo assieme come, quale idee possiamo mettere sul tappeto per scuotere il Parlamento nazionale e il governo di questo paese a intervenire sul porto, perché a mio avviso ci sono alcune cose che vanno meglio sottolineate. La prima considerazione è che questo porto è sì
a Gioia Tauro, ma Gioia Tauro è considerato non soltanto il sud del paese, ma è considerato il sud del mondo anche da parte di chi ci governa. Tanto è vero che gli investimenti, sia pubblici che delle aziende di Stato che dei privati, vengono fatte sulle due spalliere del Tirreno dell'Adriatica, a Genova e a Trieste. Lì si interviene, lì si privilegia, lì si costruiscono idee innovative anche, non soltanto per l'attività portuale, ma anche per i retroporti. Lì questo governo è intervenuto, lì Deborah Serracchiani per esempio ha tirato dalla giacchetta e ha ottenuto il presidente dell'autorità portuale che voleva. Qui no, qui no, qui è un'altra storia, qui non si interviene nessun governo, neanche questo, non si investe, qui non si dà la possibilità alle Ferrovie dello Stato, cioè loro stessi non vogliono intervenire sulla capacità di portare le merci fuori da questo luogo, tutta una serie di cose che abbiamo sempre denunciato. Io dico mettiamole insieme tutti, mettiamole insieme per costruire un'ipotesi di confronto con il governo nazionale, perché cambi radicalmente la politica che ha utilizzato per questo territorio. Questa è o no un'idea che può valere per tutti? Certo. Questa è un'idea che può coinvolgere destra, sinistra, sindacati, imprenditori. Se siamo d'accordo su questo, no? Beh, sulla ZES, se siamo d'accordo su tutto questo, perché non costruiamo un movimento popolare di massa, di contrapposizione a chi vuole portare le risorse al nord? Io sul rigassificatore non sono d'accordo, cioè non sono d'accordo con lui, sono d'accordo perché si faccia, perché il rigassificatore ci sono altri quattro porti, altri quattro siti che vorrebbero in Italia e vorrebbero spostare anche questo finanziamento da qui in altri posti, più a nord o anche più a sud di Gioia Tauro, perché il rigassificatore non è soltanto la questione delle frigorie, è anche un'economia che si muove per il territorio, sono sconti che possono essere utilizzati non soltanto per il pubblico ma anche per i privati, c'è tutta una serie di cose che si possono costruire. No. E la terza questione, credo, che bisogna mettere in campo è quella di capire che questo territorio deve alzare la testa e deve avere dignità, cosa che fino adesso purtroppo non ha avuto complessivamente. Beh, c'è una classe di amministratori, di nuovi amministratori comunali in questo territorio, bene, siamo disponibili a stare con loro, non mi interessa di quale partito siano, se siano di destra o di sinistra, stiamo assieme, costruiamo una battaglia frontale. Io aggiungo e concludo con delle idee e con delle proposte, però ovviamente io concludo dicendo una cosa, che costruiamola questa sinergia, se lei e la televisione è a disposizione di questo progetto, bene, facciamolo insieme. Dal 23 al 26 luglio la CGIL promuove una kermesse di 4 giorni a Polistena con dibattiti, approfondimenti, una di queste serate sarà dedicata ovviamente al porto e alle questioni del retroporto. Beh, se noi arriviamo da qui a lì con un'ipotesi di, inviteremo anche il consigliere Arruzzolo, perché noi invitiamo destra e sinistra alla nostra iniziativa, se noi arriviamo con un'ipotesi compiuta, con tutti questi che stanno dietro alcune idee di fondo, beh, possiamo lanciare da lì il giorno dopo una grande manifestazione che scuota questo governo sulle questioni della piana, del porto e delle attività produttive. Noi, come abbiamo detto, noi ci siamo, perché alla fine noi mettiamo il mezzo, che è l'etere, la televisione e poi il web naturalmente. Creiamoli questi spazi di dibattito, di incontro per questo porto, perché se no alla fine veramente rischiamo di essere monotoni, ma anche nelle trasmissioni che facciamo, no? Cioè invitiamo sempre gli ospiti. Anche sull'autorità portuale. Sì. Ah, lei è contrario, voi siete contrari come CGL a Barba Giovanni, mi sta antipatico sto cognome. No, non ci sta antipatico, neanche lo conosco, quindi. Volevate la nomina politica? Sì, no, io proprio in 15 secondi finisco. È stato nominato un militare all'autorità portuale perché i militari dicono di sì. Questa è la verità. Cioè, nel senso che il militare deve dire di sì a Del Rio e a Renzi. Ma cioè, se non nominava Renzi, Del Rio non doveva dire di sì mentre altre autorità portuali, quelle che ci trovavamo prima, no, hanno manager che difendono, diciamo, quel sito, quei porti, no, da noi c'è soltanto, per le cose che fa, diciamo, per il ruolo che c'ha, perché è militare, un yes man, cioè uno che deve dire per forza sì al governo. Questo è sbagliato. Però c'è da dire che una nomina politica nominato da Del Rio non dice di no a chi gli ha fatto la grazia di prendere un'indennità quattro volte superiore ai consiglieri regionali e ai deputati. Deborah Serracchiani ha dato il nome a Del Rio, qui neanche lo hanno chiamato il governatore della Calabria. Ma
Ma sembra strano, sembra strano perché al precedente commissariamento non si è detto nulla, eppure eravamo in commissariamento, in prolungamento del commissariamento, ed è strano. Perché in non che era, senso è strano? Perché si è accettato il commissariamento con una pacatezza fuori da parte di Oliverio, ma dice, da parte di tutti. Quando noi, ti ricordi in questa trasmissione, se ricordi, chiedevamo un manager che avesse competenze per la logistica e il porto, che avesse delle competenze, però si accettò il prolungamento di Grimaldi, seppur era già presente l'autorità portuale. Non fece così tanto clamore la nomina di un militare, o meno che anche può essere un momento di rottura con la politica. Per quanto riguarda la ferrovia, l'investimento della ferrovia, c'è un investimento che a breve andrà riprogrammato, la PQ. RFI ha dei soldi in mano, 240 milioni di euro. No, quelli sono stati già investiti, sulla linea, diciamo, ionica fino all'Adriatica, perché da lì passa il passante. Il bivio di Sant'Antonello, mi sembra che alcune gallerie impedivano il passaggio dei contenitori ai Cube. Però il problema è che... Quanto prima, hanno speso per scusa, le gallerie? Facevamo 3.200 coppie di treni all'anno, ok? Al momento ne passano tre, e il problema non è solo della ferrovia, ma del vettore che sceglie, dell'armatore che sceglie, degli spedizionieri che scelgono di non inviare col treno, perché già con treni obsoleti, con non innovazioni, già i treni partivano, se ricordiamo bene, ma il vettore, colui che ha il monopolio del porto, che decide come far trasportare la sua merce. Non buttiamo tutto a mare. Sulla nomina e il peso politico che ha la Calabria, e qua abbiamo anche se un consigliere di minoranza sostiene il governo, no? Dovrà dire pure la sua. C'era il ministro dei trasporti che faceva parte e capo al partito politico. Non penso che sia una responsabilità personale dell'assessore, del consigliere Arruzzolo, ma del peso politico di tutta la Calabria, che se del passaggio politico che c'è stato, che non ha inciso a livello nazionale. Ed è una pecca. Io spero oggi, anche con le conflittualità che ci sono all'interno del PD, che Oliverio e tutte le forze di maggioranza e minoranza possano andare a incidere sulla politica nazionale, anche se Del Rio ha detto delle cose chiare sulla ZES. È difficile presentarla la ZES. Quello che mi preme e l'allarme che noi diamo giorno 6 è che stiamo andando al licenziamento di 400 persone. È un fallimento del porto, è un fallimento. Cioè, non sarà quest'anno, sarà l'anno prossimo se non ci sarà progettualità. Quello che noi ci preoccupa, non ci sono investimenti dalla parte dell'azienda, e quello mi preoccupa. Anche se siamo stati già convocati, il giorno dopo siamo già stati convocati per giorno 3 dall'azienda, subito. Sicuramente ci darà delle informazioni, altrimenti consumeremo il primo, il secondo e così via. Cioè, ma io vorrei capire una cosa, no? Qui si parla di scioperi da parte della CGIL, poi di incontri con il governo, si parla di scioperi da parte del SUL e poi di incontri con l'azienda. Cioè, c'è pure questo conflitto all'interno dei sindacati stessi, alla fine, guardi, no? Io questa cosa la voglio sfatare. No, non di voi, insomma, io parlo in generale, no? Però alla fine tutti dobbiamo essere uniti, come dicevamo prima. Esatto. Su una cosa, il porto di Gioia Tauro, il bene è la tutela del lavoratore, no? Soprattutto 400 lavoratori, sono 400 famiglie, sono 800 persone, più di 800. Consideriamo mogli, figli, chi ha due, tre. Tu quanti figli hai, Mimmo? Tre. Tre figli. Tua moglie è già un bel nucleo familiare. Qui non si scherza, sono 400 famiglie. 400 famiglie. Allora, su questo noi dobbiamo sfatare, voglio sfatare un mito, diciamo, perché nella piana è cresciuta una cosa. Ecco, aspettiamolo qua, questa sera, dai. Il SUL e la CGIL sono in contrapposizione. Guarda, non lo dico scherzando, il simbolo del SUL è il quadrato della CGIL al contrario, è un rombo, ci hanno copiato, diciamo. Noi abbiamo il quadrato rosso, loro ci hanno il quadrato fatto come il rombo, ma è preciso, è il simbolo rombo, rosso. È il rombo, è messo per bene, esatto, appunto. Ha messo il rombo, ma il nostro quadrato, diciamo, è più antico, diciamo, quindi sì, il copyright ce l'abbiamo noi. Cioè, alla fine non dovete fare politica come i simboli. A prescindere, no? Ecco, noi dobbiamo sfatare questa cosa, non c'è una contrapposizione fra la CGIL e il SUL,
Può darsi che ci sarà nel passato, per quanto mi riguarda non c'è e non ci sarà per il futuro. Il punto vero qual è? È quello che dobbiamo unire i lavoratori del porto in un'unica battaglia, perché se noi li lasciamo divisi questi lavoratori si indeboliranno. Vogliamo unire le popolazioni e poi non uniamo i lavoratori del porto? Ecco, questo è il partiamo punto. Partiamo da quell'unione, ma si può fare? Si può fare, sembra, che siamo come le chiese evangeliche che si dividono. No, io non chiese proprio non ne frequento, per cui non frequentando chiese io mi posso accordare con chiunque e io mi devo accordare soprattutto con i lavoratori del porto, con tutti i lavoratori del porto, perché lì non c'è divisione fra destra, sinistra e centro, sono persone che hanno diritto a lavorare per il futuro. E quindi se noi vogliamo fare quella sinergia di cui si parlava prima, partiamo innanzitutto dai lavoratori del porto. Certo. E allora per fare questo occorre avere un programma condiviso. Allora, costruiamo un programma condiviso e andiamo avanti. Primo appuntamento di questa nuova trasmissione che noi faremo, trasmissione in linea veramente aperta con il porto di Gioia Tauro. Consigliere, lei venga, perché è di Rosarno, si affaccia la mattina quando apre la finestra e vede il porto di Gioia Tauro e sente la puzza dell'inceneritore. Prima dovete fare però due, perché mi rendo conto che due o tre sedute di certo tra i sindacati per allora cercare di arrivare con meno. No, mi rendo conto che poi ognuno difende la propria parte, la propria, ed è giusto che sia così, purché non si perde di vista poi l'obiettivo principale che diceva Costantino, perché se mettiamo in campo delle azioni però dividiamo i nostri lavoratori, alla fine non raggiungiamo l'obiettivo. Penso che dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione. Quando Oliveri ha disinvestito i 25 milioni di euro sul porto di Gioia Tauro, io ci accusano di inciucio alla regione, cosa che non è vera, perché penso che oggi quello che noi dobbiamo fare è di essere credibili con la gente, perché anche oggi, ieri, con l'astensionismo che c'è stato, penso che ci deve far riflettere, che la gente non ci crede più. Quindi se poi veniamo nelle trasmissioni, diciamo delle cose e di quello che diciamo non riusciamo a concretizzare nulla. No, ma io non lo consento, vedi, andiamo direttamente al quaglio, esatto. Dico, vediamoci qua, perché se no poi dico non hanno fatto niente, perché è la verità. No, e allora dico, io sono stato il primo a criticare Oliverio, mentre ho fatto un plauso quando ha dato 3 milioni di euro per l'abbattimento, esatto, le tasse di ancoraggio. Allora battiamoci tutti assieme su queste cose, facciamo tutta una visione d'insieme che effettivamente è sempre attenta sulle problematiche del porto, dove al Presidente Oliverio, che mi rendo conto che oggi è oberato da tutta una serie di cose, dicevi bene, mi auguro che faccia quanto prima la Giunta, perché abbiamo problemi così si libera un pochettino, ci manca un assessore all'agricoltura, abbiamo il problema della diga di Galato che è un'altra risorsa che deve essere messa in funzione e su questo ci batteremo, perché dopo aver speso 400 miliardi di risorse pubbliche, ora con 30 milioni di euro potrebbe essere messa in funzione, dando a tutta l'area, all'area della Piana, un segno concreto di sviluppo e di occupazione. Su queste cose ci dobbiamo battere, Costantino. Io sono come te, non guardo destra, sinistra, penso oggi la gente guarda ai fatti concreti che facciamo, e su questo se effettivamente riusciamo a fare la famosa sinergia che tutti poi decantiamo, però poi dobbiamo smussare gli angoli per cercare di andare nella stessa direzione, io ci sono e sarò sempre presente. Sono d'accordo sul fatto che dice il consigliere Arruzzolo, eppure di smussare, no? Diciamo, magari una cosa è il rigassificatore, non può essere condiviso, perché assolutamente loro la pensano in un modo, poi in un altro, lasciamolo perdere, parliamo del porto e del lavoro. Il lavoro, a prescindere da tutto, va tutelato. Non è che le cose che non condividono le rimettiamo fuori, perché no, così non certo, va. Così non va. Però allora, Mimmo, ma questa unione si potrebbe fare secondo te? Ora, partiamo dalle cose che ci uniscono, dalle cose che ci uniscono. Il problema è che pensare a progetti faraonici perdendo di vista quello che hai sotto gli occhi, certo, e stai perdendo il posto di lavoro da portuale, mi preoccupo, e ho una sensibilità molto di più di quello che può avere uno che non ha la visione del porto. Ma voi, cioè, quello che mi preoccupa è smussare gli angoli e alzare le barricate,
Non ho capito. No, metti dritto per smussare gli angoli. Occorre mettere dritto, diciamo. Il problema è che noi il simbolo. No, ma il simbolo di CGL l'abbiamo visto che non sta bene in quel modo, no, abbiamo scelto il nostro. E anche, abbiamo anche il simbolo dei portuali. Ecco, quindi è un'altra cosa ancora. E quindi non è solo. Però vi rode un pochettino per il simbolo. No, ma non è solo. Il simbolo è il nostro simbolo è antico, diciamo. Però vi rode un po'. No, assolutamente. Ve l'hanno preso. Seguono i tempi, noi pensiamo ad altro. Scherzi a parte. Allora, scherzi a parte, se voi vi eravate mai parlati prima di questa occasione, per esempio? Personalmente no, ma io devo confessare pubblicamente che ho sempre chiesto di lui ai miei compagni della CGL. Non soltanto di Gioretano, ma anche il Regina, lui capisce a chi. Per tentare di capire se ci sono le condizioni, trovare un punto di incontro, un punto di confronto. Ecco, le io sono abbastanza radicale per potermi confrontare anche con il Sud. Allora, la dico così, diciamo. Ma parlando del Sud sembra di parlare del diavolo. No. Però allora, no. CGL ha una storia più complessa, certo, e dentro il meccanismo, diciamo. Però è importante, vedete, le trasmissioni come già questo dibattito, questo confronto, e si parla di problemi veramente seri. Ora, a parte gli ritroviamo questo punto di incontro e fissiamoci veramente una data. Comunque io voglio prendere questo impegno pubblicamente con il Mimmo. Il punto di incontro tra i lavoratori. Esatto. Con norme personali, tra i lavoratori, personalmente, certo, non abbiamo. Con la CGL voglio prendere questo impegno e lo prendiamo veramente. Allora, voglio incontrare ogni singolo lavoratore che vuole naturalmente parlare, che rischia di perdere il posto di lavoro. Raccontiamo la storia e li mandiamo in onda. Ogni settimana facciamo 10 minuti, 5, mezz'ora, ma incontriamo queste famiglie e vediamo, facciamo conoscere non tanto la gente, ma i politici. Perché la televisione la sera quando vanno a casa la guardano, e se non la guardano guardano internet, e se non lo vedono li tagghiamo, perché ormai si usano questi tag e loro hanno Twitter, Facebook, e ce l'ha, consigliere Ruzzo, Facebook. No, io non e ho... sbaglia, no, deve allora saper comunicare. Io non ho né Facebook né tutte queste cose, perché no. Però sono tutti i giorni sul territorio. Sono tutti i giorni sui marciapiedi ad ascoltare la gente, e se i risultati ci sono è perché effettivamente non ho mai promesso niente a nessuno, quelle non ho mai fattibili. Illuso nessuno, e posso uscire a testa alta nella gente, fra la gente, nella strada, perché nessuno mi può dire che ho illuso o ho promesso posti di lavoro e niente. Quindi, però se lo faccio Twitter, perché servono per i giovani. Ti allontanano dal rapporto umano, io invece sono più promesso tenere tutte ad avere e due il rapporto umano. Allora, lo faccio giornalmente. E questo è veramente ammirevole. Allora, prima di chiudere, perché io già ho sforato le 5 minuti, vi faccio vedere, no, questo prototipo di auto, quest'auto che dovrebbe essere prodotta. Speriamo di non usare più il condizionale tra una settimana, due settimane, no? Che si cominci, no, dico non usiamo più il condizionale, dice, si sta facendo qui sotto al porto di Gioia Tauro. Vediamo questo prototipo e poi ci salutiamo, dai. Sarà una berlina con consumi ridotti e di un prezzo di 13.000 euro, quella che farà ripartire gli impianti calabresi di Gioia Tauro. Dell'ex Isotta Fraschini, dove tra circa 16 mesi 400 persone saranno impegnate nell'assemblaggio della nuova vettura. Nei test effettuati dai prototipi negli Stati Uniti, il consumo medio sarà di circa 19-20 km al litro nella prima versione, quella a benzina, che dovrebbero diventare circa 25 per quella a motore diesel. Ma se la vettura sarà costruita nel sud Italia, i soldi arriveranno invece dagli Stati Uniti e precisamente dal fondo di investimento LCV Capital Management, che, come ha annunciato, investirà nel progetto 120 milioni. La società, fondata nel 2009 e basata a Pittsburgh, Pennsylvania, opera nella gestione di capitali attraverso fondi di investimento attivi esclusivamente sul mercato americano. 120 milioni di euro, una bella boccata d'ossigeno per il nostro territorio, per il nostro sud, che è Puglia e Calabria, quindi speriamo si faccia come abbiamo già detto più volte. Bene, allora io chiudo qui la nostra trasmissione, ci siamo detti e ci siamo dati anche un impegno, questi punti di incontro, questi incontri per parlare di Porto di Gioia Tauro, ma sviluppare progetti soprattutto e coinvolgere la politica vera, no?
credo sia possibile, penso. Insomma, tutto sta alla politica, che è troppo sorda alle istanze dei cittadini. Lasciamo stare a Ruzzolo, che va in giro a parlare. Io ho le mie responsabilità e me le assumo. Lo so, certo, è chiaro. Assolutamente. No, no, ma io mi esimo dalle responsabilità. Ma io dico che il consigliere regionale di minoranza dice io non c'entro, la responsabilità è uguale, perché sempre siete in quel consiglio regionale, quindi bisogna veramente battere i pugni e dire oh, svegliamoci, qui c'è un territorio che ha fame e ha sete, ha fame perché non ha i soldi e non c'è il lavoro, e ha sete di giustizia perché è stato veramente più volte abusato, no? Sono stati veramente, i cittadini sono ormai stanchi, non credono più a nessuno. Se gli diamo, quando aprirà questa fabbrica, questa industria, gli diciamo cerchiamo posti di lavoro, 400 posti, lei dice mi hanno contato 1000 persone. Ma qua secondo me non ci crede nessuno, dicono ma non è vero niente. Ma, e chi si posta il lavoro su? La richiesta no. È dubbiosa, ma si faranno, è vero. Quindi. E effettivamente la gente è sfiduciata, quindi non è che... Bene, allora, grazie al consigliere Arruzzolo, grazie a voi. Del nuovo centrodestra di opposizione che si batterà per il porto di Gioia Tauro. Sicuramente. Grazie a Nino Costantino, grazie, e a Mimmo Macri, CGL e Sul, che ha rubato il simbolo alla CGL, attenzione, questo ha cambiato lo stesso simbolo. No, scherzo. Allora, l'ha piegato. Un altro modo per portarmi in tribunale. Perché già ti hanno portato in tribunale? Ma una storia vecchia. Ah, una storia vecchia. Allora, sì, avevamo ragione. Sicuramente la prima andata, cioè una delle tante, ma sono andate a favore vostro. Andate in prescrizione. Quindi, no. Allora, bene, troviamo questo punto di incontro per i lavoratori, soprattutto perché voi due avete una grande responsabilità, una grande, grossa responsabilità. Bene, allora io ringrazio i miei telespettatori, noi ci vediamo lunedì prossimo e non mi resta che augurarvi un buon sud. Arrivederci.